c'è qualcuno fuori dalla finestra. Questo zio sai chi è? Questo frate. Vuoi vedere frate? Vuoi vedere? Ok Mirko, vuoi vedere zi? Che so che è donna capra. Mimicchio? Oh madonna Teresa. Alexa, spegni luci. Ok. Certo che voglio giocare. Ho a disposizione due vite. Le creature sono venute a prenderti. Ti chiedono di seguirle e ti promettono che finché non uscirai dal sentiero con loro sarai al sicuro. Segui le creature e porta con te la mappa. Chiudi la finestra, segui le creature ma non portare nulla con te. Frate, queste non me la raccontano giusto. Però sì, mi porto pure la mappa. Sta mappa è troppo importante. Anche perché può essere che se signor Cervo non mi trova dentro la stanza, ma trova la mappa, poi si tilta. Quindi seguo le creature e mi porto pure la mappa, la prima. Lo vedi? Lo vedi? Le creature ti accompagnano nel bosco e vi fermate in una raduna. Radura. La radura è illuminata dalla luna e scorgi qualcosa di scuro sotto un albero. È coperto da un telo. Sollevi il telo o lo lasci lì? È sicuramente una coperta dimenticata da qualcuno. Merda, questa è pesante. Questa zì potrebbe essere tranquillamente che sotto il telo c'è sta un tesoro o comunque qualcosa da piccare. O magari potrebbe essere che c'è un mostro e t'ammazza, no frate? C'ho due vite, mi potrei prendere un rischio. Sì. Mi più un rischio subito, lo sollevo. Vabbè, ma sto chill! Queste qua! Quello che vedi ti fa pentire di aver sollevato il telo, ma non avevi altra scelta. Ah, vabbè, ma non cambiava un cazzo alla fine della fiera. Sull'erba ci sono due corpi. Signor Muflone non ha più gli occhi, signor Volpe non ha più le mani. L'ha stirati tutti e due, sì. Stranamente è tornato nel bosco, l'ha accompagnati e l'ha stirati. Ah, fratè, te fidi, a fine di questo episodio trovi pure la signora mucca. La signora capra, fratè, ma la trovi viva, secondo me. È troppo, scappi via. Chiedi spiegazioni alle creature, non riesci a dire né fare niente. Chiedo la spiegazione alla creatura. Chiedo le spiegazioni alle creature, se sembrano buone. Le creature sono felici, vogliono aiutarti. Le creature ti dicono che è stato signor Cervo e ti chiedono di fare attenzione. Non ci credi? Sono state le creature a uccidere signor Volpe e signor Muflone. Torni a casa e riferisci tutto a signor Cervo. Ci credi? Ma torni a casa e fai finta di niente. Vuoi prima recuperare le tue cose? Non sai dove andare, quindi vaghi nel bosco alla ricerca di una via di fuga. No. No, perché se scappo dalle creature mi ammazzo. Cioè, mi uccidono. Mi uccide il mostro del bosco. Oh. Non snitch. No snitch nel back. Io non dico nulla al signor Cervo, vado con la seconda che è la più scontata. Vieni ingoiato dal buio. Hai fatto bene, ci sono ancora delle questioni in sospeso. Le creature ti concedono una domanda prima che tu vada. Chiedi che fine ha fatto signora Pecora. Chiedi perché signor Cervo ha fatto questo ai suoi ospiti. Chiedi alle creature se possono aiutarti ancora. Ah frate, sarebbe interessante sapere sia signor Pecora che ha fatto, sia perché l'ha fatto, ha fatto sta roba il signor Cervo. Ma se tra tutte quante Mi potrebbe riservire l'aiuto, magari, capito? Perché se crea una situazione a casa tale che devo scappare e magari se poi avevo piccato l'aiuto mi vengono a dare una mano, vado con la terza. Le creature non rispettano chi si prende tutto il braccio quando gli viene concesso un dito. Vai a finire sotto il telo insieme a signor Muflone e signor Volpe. Vabbè, ho perso una vita però, qui per morire bisogna morire due volte. E quindi la domanda giusta qual era? Chiedi che fine ha fatto signor Pecora. Hai con te la mappa? Sì, l'ho presa prima di uscire. Buono. Le creature indicano la X di colore... Madonna, qui facciamo un back to back terribile. Le creature indicano la X di colore rosso. Vuoi vedere che c'ha uno sgabuzzino dove nasconde le persone? Signor Cervo? Sicuramente. Palese.
Sei di nuovo a casa. Abbiamo avuto un'esperienza comunque abbastanza catartica, ci sta. Sei di nuovo a casa e il tuo cuore batte così forte che lo senti rimbombare nelle orecchie. Signor Cervo dorme, va in biblioteca. Non è ancora il momento, prima di tutto vai nella tua stanza e prendi ciò che potrebbe servirti. Vado nella mia stanza prima. Dai, sì, devo andare nella mia stanza, ti prego. Sì! Puoi scegliere tre cose in questa nella stanza tua. Alcune di queste saranno utili, merda. Allora, posso dire onestamente? Allora, sì, te dico la mossa del giaguaro qual è, secondo me. La moneta non serve a un cazzo. La chiave palesemente serve. Il coltello palesemente me lo porto. La levo. Allora vado con 147, raga. Prega di aver scelto gli oggetti giusti. Speriamo. Dormi fino al mattino seguente o stai sveglio? No, dormo. Dormo fino al mattino seguente, mano che si tocca la testa. Sai perché? Perché sì, se sto sveglio, poi c'ho sonno. Poi so debole. Come ti è venuto in mente? Signor Cervo è entrato nella tua stanza mentre dormivi e ti ha strappato via gli occhi. Ma non ha senso! Ma perché dovrebbe farlo? Signor Cervo non pensa che io sappia nulla! Perché è dovuto entrarmi a strappare gli occhi? No, questa non ha senso! Ma non lo sa! Non sa nulla! Ma che ha visto? Non ha visto un cazzo! Mi sono mosso benissimo! Niente, paga le bet. Vabbè, ci sta. Rimaniamo svegli. Hai superato la notte. Signor Cervo ti chiama per la colazione. Fai finta di dormire. Lo ringrazi e vai in cucina. Gli dici che non hai fame. E allora che cosa significa? Che non mi dovrei più fidare di signor Cervo? Adesso se muoio non c'ho due vite, eh. Fai finta di dormire. Lo ringrazi e vai in cucina. Gli dico che non ho fame. Secondo me gli potrei dire che non ho fame. Anzi, no, perché se faccio finta di dormire mi riammazza. Perché se vado in cucina invece... Vabbè, senti, vado in cucina. Ragioniamo in maniera da bambino carino. Anche se prima mi ha fatto ammazzare sta cosa. Porco Dio. Hai rifiutato il cibo di signor Cervo. Ti imbocca a forza finché non smetti di respirare. Ma che cazzo... Niente, zii. Stavo per trollare un'altra volta. Stavo per ritrollare. Sì, vabbè, ma è diventato molto più incazzoso il signor Cervo. Gli gira un po', gli girano le corna, gli girano, Cioè, non era così prima. Bravo, non dimenticare le buone maniere, punto. Signor Cervo sta per uscire. Ti informa che quella mattina sarai solo a caso. A casa. Cioè, signor Cervo pensa che io so qualcosa e mi lascia solo a casa. No, la sta trollando, signor Cervo, Bad writing. Non mi sta piacendo! Ti mostri dispiaciuto. Gli dici di tornare presto, annuisci e lo saluti. Allora io, zii, mi mostro un po' dispiaciuto, secondo me. A signor Cervo fa piacere. Ma ragazzi, ma se gli dicevo di tornare presto come una persona carina, signor Cervo mi prendeva ripetutamente a bastonate. Ma che problemi ha? Vabbè, però fortunatamente a signor Cervo ha fatto piacere che siamo dispiaciuti. Signor Cervo... sì, evidentemente grande fan di... del Michelone. Signor Cervo è appena uscito e non è Sabaku. Cosa fai? Allora, regà, vado a prendere gli oggetti nella mia stanza, ovviamente. Che cazzo, alcune sono stupide. Nick, Fattone e De Maio, bentornati. Molto saggio, signor Cervo non sospetta nulla e va via definitivamente. Ai tuoi oggetti... Davanti alla porta della biblioteca e la trovi di nuovo aperta. Ricordi il bigliettino di signora Pecora ed entri. Che signor Cervo, se non ti vede, non occhio non vede, cuore non duole, e che non devi fare domande personali al signor Cervo. Ok. La libreria al centro ha proprio un aspetto strano, è storta. Porco due, zii, come l'avevo chiamata? Come l'avevo chiamata? Lo sapevo, da prima! Parte 5, no, ma mi mancano ancora due parti. Le regole non ti aiuteranno più, vuoi giocare? Ragazzi, il signor Cervo ha degli occhi infernali. Ha una pistola e è macchiato di sangue. Porco Dio. Ah, sì, è qua è difficile.
Ricorda quali sono i 3 oggetti che hai addosso, usa il buon senso. Ok. Buona fortuna. Non si scherza più. C'è una strana luce dietro la libreria. Sposti la libreria ed entri, ispezioni il resto della stanza, hai paura, torni indietro. Ragazzi, io dentro lì dentro ci devo andare, volente o nolente, quindi io comunque sì. Vado, entro, diretto. La libreria ti si sposta, puoi entrare. La libreria si chiude dietro di te. C'è una botola ma è chiusa a chiave. Eccolo! Buono! Se non avessi avuto la chiave per aprire... Non hai la chiave, rimani bloccato dietro la porta e il signor cervo ti trova. Diventi cibo per gli animali selvatici. Vabbè, quindi noi abbiamo la chiave, il coltello e la luce. Che erano le più scontate. È troppo buio, forse sarebbe meglio usare una torcia. Ah, scusate ragazzi, mi avete beccato. Dietro all'account del signor cervo ci sono io. Hai la torcia, hai fatto bene a prenderla. E senza la torcia cadevo dalle scale e morivo per un trauma cranico. Nella stanza ci sono molte cose, cosa osservi? Quindi potrebbe essere che la pecora sta sanguinando e tipo, capito, si sta un po' sta cadendo, sta lasciando impronte. Però è anche vero che qui ci sono 2 foto interessanti. Frate, io la lavagna la devo guardare. Sembra palesemente una roba che mi spiega che cosa sta combinando il signor cervo. Anche se in realtà già l'ho capito, sta buildando un corpo. Le mani, gli occhi, i polmoni. Guardo la lavagna. Cervo GGGGG. La trappola del cervo mi ha attratto mettendoci dei bait sulla lavagna. La trappola del cervo. Pensi davvero che il signor cervo non avesse valutato l'eventualità di estranei nel suo sotterraneo? Vabbè, me la so. Vabbè, allora ragazzi, probabilmente andavo qui. Andavo sull'armadio. Non avrei comunque skippato queste. Lo sapevo, l'avevo anche detto. Vuoi vedere che è come ho detto io? C'è un'impronta insanguinata sullo specchio. Forse sei sulla strada giusta. Provi ad aprire l'armadio e dentro c'è signora pecora. L'hai trovata, è sporca di rosso ma sta bene. Ho chiamato il robot dietro le librerie. Ho chiamato pure la signora pecora. Abbiamo ritrovato signora pecora. Va bene, mi fa piacere, sono felice. Sono molto tiltato di essere caduto. Signora pecora è estremamente turbata. Le dai dell'acqua? Non hai acqua con te, ma la aiuti a respirare e a calmarsi, vedi? Signor pecora è estremamente turbata. Hai trovato la soluzione più veloce? No, niente. Grazie al cazzo. No! Con l'acqua prendevo una vita. Vabbè, ci metto un po' a calmarsi, ma alla fine si riprende. Va bene. Va bene. Mi va bene. Ha una storia da raccontarti. Prima che scappiate vuole che l'ascolti. Non c'è tempo, bisogna uscire subito. Ascolta la storia di signora pecora. Stiamo a ballare, frate, ascoltamola. No, ascoltamola, dai. Ascolti la storia di signora pecora, vedi? Vedi? L'unica opzione è ascoltare signora pecora. Dai, sarà una storia tipo... Sarà la storia del signor cervo. Mo ci dice tutto sul signor cervo. Ci dice palesemente. La donna delle fotografie. Signor cervo aveva una moglie, Amélie. Insieme erano molto felici. Una mattina Amelia si è avventurata nel bosco ed è uscita dal sentiero. Non è più tornata. Quando Amelia è scomparsa aveva pochi mesi. Tuo padre non ti ha mai detto niente di lei e ha fatto finta di averti trovato nel bosco. A volte si prendeva cura di te. Si preoccupava per te, a volte fingeva che tu non esistessi. La maggior parte delle volte però ti detestava perché gli ricordavi troppo Amélie. Tante volte ha avuto il desiderio di eliminarti. Ha cominciato a riempire il tuo cibo di sostanze in modo da causarti un costante stato confusionale. Sei sempre stato troppo educato per rifiutare. Hai visto le stanze di questa casa tante volte e ogni volta le hai dimenticate. Come sai, signor cervo è imprevedibile.
che strano. Ho beccato anche che ero il figlio. Frati, grazie per il livello 1, benvenuto. Tagliate, bentornato. A quel punto signor Cervo era già impazzito. Mazza come scrive bene questo di signor Cervo. Aveva iniziato a cercare ossessivamente pezzi di lei negli altri. Qualcuno aveva gli occhi come i suoi, qualcuno le sue mani, alcune parti erano totalmente simili che ha cominciato a prendersele. Quindi voleva ribildare la figlia che ha perso. Signora Pecora si ferma. Ovviamente, prosegue, il più simile sarai sempre tu. Hai proprio lo stesso cuore di tua madre. Ah no, Amelie, scusa, la moglie, non la figlia. Eh certo, ovvio. E quindi da me vuole il cuore per finire il rebuild della moglie. Non mi piace, Amelia fa cacà, Amelia è meglio. Che mi ricorda il film. Il tuo cuore salta un battito. Senti qualcosa in fondo alla stanza, ma non fai in tempo a puntare la torcia.